le istituzioni sono vicine alla nostra comunità. A pochi giorni dalle elezioni regionali in Campania, ieri sera a Torre del Greco è intervenuto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, a sostegno di Loredana Raia e Mario Casillo, candidati del Partito Democratico a supporto del governatore uscente Vincenzo De Luca. Ministro Guerini, questa sera a Torre del Greco a sostegno dei candidati Raia e Casillo. Sì, sono qua con Loredana e con Mario a sostenere la loro corsa e a sostenere il lavoro che hanno fatto in questi anni di impegno in regione. Sono persone molto radicate, molto forti, che hanno grande consenso perché lavorano per le loro comunità. Daranno una mano al governo di Enzo De Luca, che è stato un governatore che ha mostrato capacità di governo anche nell'emergenza sanitaria. Credo ci siano tutte le condizioni per far bene, per portare avanti il lavoro che abbiamo fatto fino adesso con grande passione, con grande entusiasmo e anche con risultati per questa regione. Le sfide e gli obiettivi per questi territori? Beh, le sfide sono quelle di essere protagonisti dentro la ripresa che il Paese deve realizzare dopo l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, che l'Italia ha affrontato, io credo, dando buona prova di sé. Con grande responsabilità da parte dei cittadini e anche credo con risposte efficaci da parte delle istituzioni. Adesso bisogna far riprendere la corsa del Paese, sostenere le imprese e risolvere le questioni che hanno frenato il Paese in questi anni, a partire dalle infrastrutture, a partire dalle reti, a partire dalle connessioni, e credo che questi saranno i temi che questa regione dovrà affrontare subito dopo le elezioni. Non è mancato il plauso del ministro per la gestione dell'emergenza sanitaria in Campania. La Campania ha risposto con grande responsabilità, con grande determinazione, con grande decisione, con grande capacità, con grande efficienza all'emergenza e alle misure che l'emergenza richiedeva. Siate bene a essere orgogliosi delle misure che avete adottato, dei programmi che avete realizzato, della qualità del vostro sistema sanitario, anche nelle eccellenze che avete prima richiamato, del lavoro che hanno fatto gli operatori, del lavoro fondamentale che hanno fatto gli operatori sanitari, a cui non possiamo non dire grazie e che dobbiamo continuare a ricordare. Ma l'emergenza sanitaria ha messo a dura prova la nostra economia, nostra e degli altri paesi che sono stati interessati da questa emergenza, che sono stati tutti in recessione in quei mesi, e dobbiamo far ripartire l'Italia. I primi dati sono incoraggianti, però una parte di questi sono un rimbalzo tecnico, dopo quando il PIL scende a un certo, perché si chiudono le aziende, quando si riaprono chiaramente riparte il PIL, ma i dati di cui noi oggi disponiamo sono dati che ci dicono che il rimbalzo è stato più positivo di quello che noi prevedessimo. Allora dobbiamo incoraggiare questa spinta, dobbiamo farlo con il lavoro del governo, del Parlamento, delle istituzioni regionali, delle amministrazioni comunali, per fare in modo che questi strumenti portino a terra i risultati che devono portare. Lavoriamo perché questo grande impegno possa avere un risultato importante, possa avere un risultato che ha significato a Napoli, che ha significato in Campania. Io credo, se il risultato sarà quello che spero, potrà avere anche un significato a livello nazionale. Amministratori locali, amici e simpatizzanti hanno affollato l'area all'esterno dell'Hotel Sakura per partecipare al dibattito con gli esponenti del PD. L'occasione per fare il punto sul lavoro svolto in 5 anni di consiliatura e illustrare gli obiettivi da realizzare per il futuro. Loredana Raia, ormai pochi giorni al voto, una campagna elettorale atipica ai tempi del Covid, ma stasera una presenza di eccezione qui a Torre del Greco. Lorenzo Guerini era stato già qui nel 2014 come vice segretario del Partito Democratico, oggi torna in veste istituzionale per dire che le istituzioni sono presenti e sono vicine alla nostra comunità. Abbiamo scelto un luogo all'aperto per non contravvenire alle regole del Covid, abbiamo detto a tutti di indossare la mascherina e di favorire il distanziamento sociale, però evidentemente il calore che testimoniano queste presenze è tanto, noi siamo felici perché questo significa che anche in questa città c'è voglia di fare politica e c'è voglia di buona politica. 3 obiettivi da realizzare per la città di Torre del Greco? Allora, intanto completare l'opera che abbiamo già iniziato per quello che riguarda la sanità.
È di queste ore l'implementazione dei servizi e dei reparti all'ospedale Maresca. La settimana scorsa abbiamo cominciato gli interventi per quanto riguarda la branca ortopedica del PDTA della frattura di femore. Stiamo dando impulso anche alla chirurgia per quanto riguarda l'oculistica, gli otorino. Stiamo dando una nuova organizzazione, riorganizzazione della chirurgia generale, perché saranno effettuati interventi anche di chirurgia vascolare qui all'ospedale Maresca. È pronto già, aspettiamo soltanto di avere gli spazi da destinare il reparto di riabilitazione, l'ambulatorio che è collegato al pronto soccorso e a tutti gli altri reparti di cardiologia. Oggi vede più presenze di cardiologi per assicurare un H12 e le nostre richieste vanno anche nella direzione della reperibilità notturna. Stiamo provando a migliorare l'offerta sanitaria ospedaliera. Il nostro impegno sarà per i prossimi 5 anni costruire una sanità territoriale a partire dai medici di medicina generale che sia più rispondente al bisogno dei cittadini e soprattutto che vada nella direzione del potenziamento della prevenzione. Un altro impegno che abbiamo già mantenuto perché sono partiti i lavori è quello della depurazione del mare. Fra 25 mesi il nostro mare tornerà balneabile e darà nuovo impulso all'industria del turismo che diventerà il cuore delle attività della nostra città. E poi l'ambiente. Noi ci siamo messi molto in discussione sulla questione ambiente. Anche qui finalmente dovremo parlare di parco del Vesuvio fruibile, ci sarà la possibilità di realizzare sentieri come sta già succedendo nelle altre realtà intorno a noi, il Vesuvio come attrattore, come risorsa, è tutto collegato a un unicum che diventa il nostro obiettivo principale, creare occupazione e lavoro per i nostri giovani.